Un incendio di considerevole entità è divampato nel pomeriggio di domenica nella pineta sul lungomare di Policoro. I danni ambientali sono ingenti, la pineta infatti è stata in gran parte distrutta lungo circa 500 metri, nonostante l'allarme rapido dei cittadini che hanno telefonato al 115 abbia permesso l'intervento tempestivo delle squadre di vigili del fuoco. Data l'estensione dell'incendio e il forte vento, si sono accentrate sul luogo delle fiamme squadre provenienti da Montalbano Ionico, Matera, Pisticci, Ferrandina, Dare Manforte alla squadra policorese. I vigili stessi del comando di Policoro si sono premurati di allertare la Polizia Municipale per il Servizio d'Ordine e la Guardia Forestale, presente anche il sindaco di Policoro, Rocco Leone, molto preoccupato per l'andamento dell'incendio proprio all'alba della stagione turistica. Il vento infatti ha fatto avanzare rapidamente il fronte delle fiamme. Il comandante Iacovino di Policoro ha precisato che l'incendio ha avuto inizio ad ovest, nei pressi del villaggio Eraclea, e poi si è aperto la strada ad est fino al Lido Sporting. I vigili del fuoco si sono trovati in seria difficoltà e hanno deciso di far intervenire il Canadair. L'aereo, partito da Roma, è arrivato sul cielo di Policoro al 18:25 e ha cominciato i passaggi che hanno definitivamente spento le fiamme. Molti cittadini presenti, molti, hanno criticato la Guardia Forestale per lo scarso controllo e la provincia di Matera per la poca considerazione del patrimonio ambientalistico del litorale e per la gestione superficiale delle aree boschive. Al danno ambientale si deve aggiungere la distruzione totale del Lido Sporting e i danni alle attrezzature dell'Isola Stiva. I verbali della conferenza dei sindaci dell'area programma tenutasi 10 giorni fa la dicono tutta, perché io avevo chiesto un intervento, il primo intervento dell'area programma. Noi, per quanto ci riguarda, avevamo visto lungo chiedendo questo tipo di intervento, tant'è che in conferenza dei sindaci tutti i sindaci avevano concordato con me che il primo intervento sarebbe stato fatto nella pineta di Policoro e nelle pinete del Metapontino. È chiaro che se l'intervento invece di essere fatto il 3 giugno, perché si aspetta sempre l'estate inoltrata per cominciare questo tipo di intervento, si fosse pensato di farla ad aprile, tutto questo non sarebbe accaduto, ma noi speriamo di riuscire almeno a pulirle questi pezzi qui, da renderla più accettabile. È chiaro che è un duro colpo per la città, è un patrimonio di tutti noi che dobbiamo imparare a salvaguardare tutti assieme, anche non buttando buste di plastica nella pineta.